Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo il Signore Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi però che cosa volesse dire risorgere dai morti. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Nella Palestina, in Terra Santa, ci sono 3 montagne santificate, quasi immortalate dalla presenza di Gesù. C'è il Monte delle Tentazioni, dove Gesù è vittorioso su Satana e fedele a Dio nella prova. C'è il Monte delle Beatitudini, dove Gesù lancia il suo programma del Regno di Dio e delle virtù cristiane. E poi c'è il Monte della Trasfigurazione, la festa di oggi, che ha un nome vero e proprio, si chiama il Tabor. Gesù ha manifestato, ha rivelato miracolosamente su questo monte Tabor la sua divinità di figlio di Dio, uno col Padre, uguale al Padre. Proprio quella divinità che era nel segreto, nel nascondimento del suo cuore, che era l'essenza, la natura del suo spirito, della sua anima. Quella divinità che nella trasfigurazione si è comunicata anche al corpo di Gesù, al volto di Gesù in particolare, splendente di gloria divina, e ha coinvolto anche la sua veste bianchissima di purezza divina. Ecco, il Vangelo dice: si trasfigurò davanti a loro, a Pietro, Giacomo e Giovanni, gli apostoli un po' scelti e prediletti. Che cosa vuol dire questa parola trasfigurò? Significa andare al di là, trans, della apparenza, della figura umana. Ecco, quindi Gesù a questi apostoli, che sono i nostri rappresentanti, ha fatto vedere la sua natura interiore, la sua divinità nascosta, che è come una luce splendente, come il sole, che è luce. Dio è luce, Gesù è luce da luce, e luce bianchissima, inimitabile, irraggiungibile da nessun lavandaio sulla terra. Ecco la divinità come splendore e come biancore si è manifestata proprio andando al di là, transfigura, al di là della figura, al di là delle apparenze umane. Normalmente gli apostoli vedevano Gesù come vero uomo, nella trasfigurazione questi 3 apostoli hanno visto Gesù come vero Dio, una verità confermata anche dalla voce del Padre: questo è il mio figlio, figlio di Dio, figlio divino. È uno spettacolo di bellezza e anche di felicità, uno spettacolo di paradiso che ci aiuta a capire l'esclamazione di Pietro: «Maestro, com'è bello per noi stare qui con te». Magari piantiamo 3 capanne, una per te, una per Mosè, una per Elia, in modo da stare sempre qui su questo monte, per godere un po' di questo spettacolo di paradiso. Gli apostoli hanno avuto la visione, anche l'audizione di questo mistero della divinità di Gesù, noi invece di questo mistero abbiamo la fede della Chiesa, e abbiamo l'ascolto della parola di Dio,
come esperienza anche per noi di bellezza e di felicità. La fede in Gesù è bella, l'ascolto di Gesù ci renderebbe felici. Ecco dunque perché sul Tabor appaiono accanto a Gesù due grandi testimoni dell'Antico Testamento della manifestazione della gloria divina, Mosè e Elia, legati anche loro a dei monti, il monte Sinai, Mosè e il monte Carmelo, Elia. Essi avevano così sperimentato su questi monti sia la potenza di Dio, Mosè, sia la dolcezza di Dio, Elia. La potenza e la dolcezza della gloria di Dio. Essi quindi appaiono sul monte Tabor, qui, a rendere testimonianza della divinità gloriosa di Gesù. Mosè ed Elia sono non solo spettatori, osservatori e auditori, ma sono anche partecipi di questa gloria divina di Gesù, perché dialogano con Gesù, si rapportano, quindi parlano con Lui e quindi ne ricevono luce di sapienza, soprattutto Mosè, la sapienza della 10 comandamenti, della parola di Dio, e calore di amore, Elia, soprattutto amore apostolico. Ora la presenza accanto a Gesù, trasfigurato, di questi due santi dell'Antico Testamento, ci fa capire che chi sono i santi. I santi sono testimoni e partecipi della gloria divina di Gesù, e quindi nei santi possiamo vedere qualche luce divina particolare del Signore trasfigurato, qualche raggio luminoso della divinità di Gesù. Tutti i santi hanno fatto questa scoperta e questa esperienza quando si sono lasciati trasfigurare dal Signore. Sono partiti anche loro, come noi, dall'essere delle creature terrene, tenebrose, imperfette, come noi, e hanno provato la bruttezza e l'infelicità dell'anima in peccato, ma poi, una volta che sono entrati nella trasfigurazione del Signore, si sono lasciati irraggiare dalla luce del Signore, si sono esposti ai raggi della grazia di Dio, si sono irradiati coi santi sacramenti, con la preghiera e con la parola di Dio, e hanno ricevuto, proprio per l'aiuto di Dio, ma anche per il loro impegno, la grazia di una trasfigurazione in Gesù. Cioè, al di là della loro umanità, la gente vedeva Gesù glorioso, si manifestava in loro la luce del Signore. A questa trasformazione siamo chiamati anche noi, soprattutto nella partecipazione alla Santa Liturgia. Gesù, sole divino, trasfigurato, ci investe con i suoi raggi di sapienza, di bontà, di purificazione, di guarigione, di consolazione, di amore. E noi potremmo dire ogni volta che partecipiamo all'Eucaristia: Maestro, com'è bello per noi stare qui. Però tanto dipende dalla nostra preparazione, dalla nostra devozione, dalla nostra partecipazione alla Santa Liturgia. Il mistero della trasfigurazione ci deve coinvolgere anche moralmente, con impegno di trasformazione in Gesù. Nessuno è così santo e perfetto da non aver bisogno di qualche anche piccola trasformazione, per esempio una volontà pigra che si trasforma in una volontà più generosa, più laboriosa, un cuore egoista che si trasforma in un cuore più generoso, più aperto agli altri, una mente distratta che si trasforma in una mente più devota e più raccolta, un atteggiamento di cattiveria, di rancore che si trasforma in perdono e bontà, un cuore indifferente e ateo che si trasforma in un cuore religioso. E tutti abbiamo bisogno anche di qualche difetto del nostro carattere che va trasformato, perché i difetti sono delle deformazioni della nostra anima. Gesù ci chiama con sé per una trasformazione luminosa in bene e in virtù. E qual è il segreto però per ottenere questi miracoli di trasfigurazione, di trasformazione morale? E il segreto ce lo dice Gesù stesso. Gesù sale sulla montagna a pregare. Quindi sale sul monte Tabor e prega. Cioè dobbiamo uscire dalla pianura del mondo
dalle distrazioni del mondo, dalle dissipazioni del mondo e salire sulla montagna della preghiera. E allora non mancheranno di manifestarsi gli effetti della trasformazione di Gesù, e lo capiremo anche semplicemente da questo fatto, che qualcuno magari ha verso di noi un atteggiamento, una parola di stima, di apprezzamento, di compiacenza, e vuol dire che potrebbe dire anche rivolti a noi quello che ha detto Pietro: è bello stare con te, è bello avere la tua amicizia, è bello insomma frequentarti. Perché? Perché tu irraggi gioia, irraggi pace, irraggi fede, irraggi amore, e questa è la nostra trasfigurazione. È soprattutto il nostro volto che deve trasformarsi, trasfigurarsi nel volto di Cristo, buono, luminoso e bello. Puntiamo su questa trasformazione del volto che avviene soprattutto durante la preghiera eucaristica. Se saremo anime devote dell'Eucaristia, che adorano Gesù Eucaristico, saremo come irradiati nel volto da Gesù, sole divino, e diventeremo anche noi anime sempre più belle, volti sempre più simili al volto del Signore.